Non è stato il primo e non sarà l'ultimo. Altri sgomberi sono in programma per liberare gli immobili di edilizia pubblica da occupazioni abusive. Una risposta forte e concreta di tutte le istituzioni contro i sodalizi criminali che li utilizzano anche per svolgere le loro attività illecite, ha commentato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese dopo la liberazione di 4 appartamenti a Tor Bella Monaca. In questo caso gli occupanti non sono risultati collegati a organizzazioni criminali come nel caso di San Basilio e di Ostia di pochi giorni fa e non ci sono stati problemi di sicurezza. Le famiglie già informate dell'imminente sgombero hanno lasciato pacificamente gli immobili. 16 gli occupanti, tra di loro anche 4 minori, scattate le denunce per occupazione abusiva. Il luogo, la Torre 30 di via Santa Rita da Cascia, una perpendicolare di via Scozza, strada che ospita diverse piazze di spaccio. Si sarebbe rifornita qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la 30 poi precipitata dal 13° piano della stessa Torre 30 a fine gennaio. A dare esecuzione all'alba alla disposizione del prefetto, gli agenti della polizia locale, dei carabinieri di Frascati e della polizia di Stato.